E direi di iniziare. Questa è la sesta lezione del corso base in Edmondo e stiamo un po' entrando nel vivo, ve ne sarete accorti la settimana scorsa perché la didattica ha cominciato a essere, diciamo, ben in evidenza, no? La settimana scorsa abbiamo utilizzato la fotografia per fare un'attività basata su uno storytelling digitale che ha visto come teatro di una rappresentazione una regione virtuale in Edmondo, dove gli avatar diventano dei personaggi di una storia che può essere appunto fotografata, per poter raccontare quella storia non attraverso il testo, che quello lo sappiamo fare bene, ma attraverso delle immagini in sequenza. Ecco, oggi continueremo ad usare la fotografia, ma per un'attività completamente diversa, perché oggi affronteremo i mondi virtuali come dei simulatori, simulatori di esperienze reali. In particolare oggi faremo l'esperienza di un biologo marino. Andremo in una regione quasi tutta sommersa e esploreremo i fondali marini alla ricerca di alcune specie animali e vegetali. Una volta trovate, le fotograferemo per catalogarle. Ecco, perché simulazione? Perché evidentemente oggi faremo un'esperienza che simula un'esperienza reale. Se l'altra volta si era nel regno della fiction, no? Quindi inventarsi una storia, questa volta invece l'esperienza simula la realtà. E come quasi sempre, anzi direi come sempre, quando si parla di simulazioni, non si parla di una realtà, di una simulazione realistica in tutto e per tutto. La differenza tra la realtà e la simulazione non è solo il grado di realismo della simulazione, no? Più è buona e più assomiglia alla realtà. È molto importante nelle simulazioni la differenza con la realtà. Faccio un esempio abbastanza banale. Il simulatore di volo è un'ottima cosa perché permette di simulare alcuni aspetti del guidare un aereo, ma è buono anche perché è differente dal volare un aereo. Ad esempio, le conseguenze dell'errore sono completamente differenti tra la realtà e il simulatore di volo, no? Ed è questo è importante. Vogliamo che le conseguenze siano differenti. Ecco, in questa differenza si gioca appunto la possibilità di simulare un'esperienza come quella del biologo marino. Oggi ci immergeremo e vi accorgerete che sarà un'esperienza molto semplice, senza nessun effetto collaterale, senza pericoli. Oggi avremo un compito da fare come la volta scorsa. Vi ricordate, c'era un compito facoltativo, ma raccomandato da fare per questa settimana. Oggi faremo lo stesso. Avremo una missione da compiere nell'oceano e direi che a questo punto però la cosa migliore è teletrasportarsi nella regione di oggi che si chiama, lo scrivo, Undersea. Come ci si teletrasporta? Ormai dovreste saperlo. Si apre la mappa, la finestra di mappa. Al posto di Welcome Area si digita Undersea, poi si preme il pulsante cerca, la mappa si sposta a far vedere la nuova regione. A quel punto possiamo premere il pulsante teletrasporto che ci permetterà di raggiungere la destinazione. Siamo in tanti, spero che vada tutto bene perché quando siamo così tanti a volte qualche complicazione ce la ritroviamo, però potete iniziare a teletrasportarvi prima possibile. Usate appunto, digitate il nome della nuova regione che è Undersea, così come l'ho digitata, la digito di nuovo al posto di Welcome Area per teletrasportarci. Ci sono, eh? Sono arrivato.
Allora, siamo qui nella regione di Andersee. Vi chiedo di seguirmi lungo verso questo pontile. Erminia, chiedi pure. Poi magari ne parliamo a fine lezione se è proprio non inerente, ok? Allora, dunque, prego, accomodatevi in questo pontile. Dunque, vi chiedo adesso di cliccare su quella specie di cubo enorme nero che c'è da questa parte. Cliccateci col sinistro una volta sola a testa, ok? Solo una volta. E poi attendete. Quello che succederà, ma non subito, perché siamo in tanti, è che apparirà una cosiddetta note card. Cos'è una note card? È una finestra di testo, una finestra che contiene testo e che contiene in questo caso la missione di oggi. Mi raccomando, se non succede nulla, non ricliccate nuovamente. Perché altrimenti si aggrava poi il carico di richieste che stiamo facendo. Aspettate e dopo diversi secondi vi dovrebbe apparire la note card che contiene la missione del giorno. Allora, a qualcuno di voi la note card dovrebbe già essere apparsa, a qualcuno ancora forse no, però nel frattempo io comincio a leggerla. Allora, la note card dice: benvenuti all'osservatorio subacqueo simulato di Edmondo. Siamo sempre in cerca di nuovi esploratori per intraprendere importanti missioni sottomarine. Ovviamente il linguaggio si rivolge a degli studenti e neanche troppo adulti. Missione numero 1: caccia al tesoro. La tua missione è indossare la tuta subacquea. Noi oggi non lo faremo, ora vi spiego perché tra un attimo, e esplorare il suolo sottomarino. Fotografa le cose che vedi usando lo strumento fotografie che conosciamo. Le specie che devi trovare sono le seguenti: corallo giallo, stella marina, cavalluccio marino, pesce pagliaccio, pesce farfalla, castagnola a tre strisce, idolo moresco, pesce chirurgo giallo e medusa. Assicurati di titolare ogni foto in modo da identificare ogni forma di vita acquatica e di inserire anche il tuo nome o quello del tuo gruppo. Quando hai finito, invia la tua fotografia all'insegnante. Scorrendo c'è poi una missione numero 2, ma oggi non ci interessa. Allora, questo è un po' il compito che vi assegno oggi per la prossima settimana. Inizieremo a farlo in questa mezz'ora abbondante che manca alla fine della lezione. E quindi si tratta di identificare sott'acqua le specie elencate in questa missione, identificarle e fotografarle. Una volta fotografate con un programma tipo PowerPoint, si titolano le fotografie indicando il nome della specie e magari anche una breve descrizione della specie. Rossana, ora casomai tra un attimo te la passo io, se ancora non ti è arrivata, anzi lo faccio subito, un attimo solo. Ecco Rossana. Allora, si tratta di immergersi, trovare, identificare queste specie e qui c'è, dal punto di vista didattico, c'è un punto di attenzione. È ovvio che i bambini, gli studenti, potrebbero non sapere come sono fatte queste specie. Allora, se tu vuoi fotografare qualcosa, se vuoi trovare qualcosa, devi sapere com'è fatto, no? Devi informarti, devi fare una ricerca. Allora, a quel punto, quando tu incontrerai una certa specie, tu sarai in grado di riconoscerla e quindi in conseguenza di fotografarla. Ad esempio, io non sapevo, e forse anche alcuni di voi non sanno, com'è fatta la castagnola a tre strisce. Quindi si tratta di documentarsi, magari così anche al volo sul web, no? Cercare delle immagini, provare a capire come si presenta quella particolare specie in modo da poterla poi riconoscere quando tra pochi minuti ci immergeremo sott'acqua. Per
Chiaro il compito? Se ci siamo, siamo quasi pronti per immergersi. Ora, la missione parla anche di una tuta subacquea e qualcuno di voi l'ha presa. Però io vi consiglio di lasciar perdere. Vi dico perché. Perché è un'operazione, quella di acquistare la tuta, che se viene fatta da tante persone, nello stesso momento appesantisce il sistema e si rischia quindi qualcosa. Si rischia che il tutto cominci a rallentare, eccetera, eccetera. Allora, dato che la tuta da subacqueo ha solo una funzione coreografica, cioè non ha una qualche funzione neanche nella finzione, cioè non è che se ci immergiamo senza tuta si affoga o qualcosa del genere, io, essendo in tanti, vi chiederei di lasciar perdere e di immergervi senza tuta, oppure tornate domani da soli e allora potete prendere la tuta. Quindi siamo quasi pronti per l'immersione. Allora, è chiaro il compito, si tratta di fotografare quelle specie, magari non tutte, anche perché alcune sono un po' difficili da rintracciare. Quindi, ecco, ne bastano tre o quattro. Ovviamente l'importante è che voi sperimentiate un po' la modalità. Non è essenziale che il compito sia portato a termine completamente. E se volete, come sempre, poi dopo averle titolate le foto e composte insieme, se volete, potete condividerle da qui alla prossima settimana nel gruppo Facebook di Edmondo. Allora, siamo quasi pronti per immergere. Vi chiederei di seguirmi da questa parte. Ecco, ma fermatevi qui perché altrimenti c'è il baratro, eh? Attenzione che fra pochino c'è l'abisso. Non andate oltre al punto in cui sono io. Allora, l'ultima cosa che vi serve di sapere prima di immergersi, è che alcune specie, di pesci si muovono, non stanno ferme. E allora potrebbe essere complicato per voi scattare la fotografia, perché se una cosa si muove potrebbe essere complicato. Allora, però vi insegno un trucco. Allora, voi sapete che per cambiare il punto di vista, per centrare il punto di vista su qualcosa, si tratta di tenere premuto il tasto Alt della tastiera e poi il clic sinistro del mouse premuto. Ecco, se lo fate ad esempio su di me, potete farlo in questo momento. Tenete premuto Alt. Allora, dovreste accorgervi che io mi sposto e la visuale se ne viene dietro a me. Ve ne state accorgendo? Vi risulta? Questo sarà molto utile per fotografare i pesci oggi, perché i pesci si muovono. Ok? Quindi, si tratterà di agganciare la visuale ai pesci e muovendo il mouse. Attenzione, Monica, sei sull'orlo dell'abisso. La visuale si sgancia con il tasto ESC. Se voi premete il tasto ESC, la visuale se ne torna a cuccia, cioè nella sua posizione di default che sta alle spalle del vostro avatar, un po' più in alto e un po' dietro il vostro avatar. Allora, a questo punto abbiamo tutto il necessario per potersi immergere. Dunque, vi chiedo adesso di seguirmi e di camminare, semplicemente camminare dietro a me, lasciandovi scivolare in basso finché non arriviamo sul fondale, ok? Da questa parte. Ok, fermiamoci pure qui, in questo punto, e aspettiamo che anche gli altri arrivino. Vedo che pian pianino stanno arrivando tutti. Ecco, vedo precipitare persone. Qualcuno è rimasto anche a mezza altezza, lo chiamo. Vediamo se più in alto c'è qualcuno ancora. Ok, vedo, sì, vedo arrivare anche Maria Teresa. Ecco,
Maria Teresa, cammina pure avanti, non aver paura, anche se precipiti non succede niente. Esatto, Antonio. È una di quelle, appunto, differenze tra simulazione e realtà che però possono rivelarsi molto utili, come si diceva all'inizio della lezione. Fatemi vedere se è rimasto qualcuno. Sembrerebbe di no, ci siamo tutti. Allora, questo è il vostro campo da gioco oggi. Qui intorno potete trovare le specie indicate nella missione. Ci sono tutte, eh? Qualcuna è un po' complicata da trovare, ma ci sono tutte. Allora, la cosa migliore è nuotare. Come si nuota? Allora, si nuota come si vola, ok? Premete il tasto vola e questo avrà l'effetto di farvi galleggiare sull'acqua e quindi di spostarvi in maniera più veloce e più agevole. Allora, serve riemergere o ci teletrasportiamo direttamente a Welcome Area? Erminia, la lezione in realtà non ci teletrasportiamo oggi in Welcome Area, la lezione della settimana prossima sarà in Welcome Area, per cui sì, a un certo punto dovrete riteletrasportarvi. Però ecco, questa mezz'ora che manca, in realtà io starò qui fermo, finisco di parlare e vi lascio iniziare questa vostra missione. Sottomarina, ovviamente, se avete bisogno d'aiuto, io sono qui in questo punto, rimango qui. E come mi trovate? Allora, vedete che in alto sullo schermo, accanto alla fila dei menu, proprio al centro dello schermo, trovate il nome della regione, Undersea, e delle coordinate. Allora, le coordinate sono le coordinate del punto in cui siete adesso. Quindi, se voi ve le memorizzate, per tornare qui, dove sono io, non dovete far altro che ritrovare quelle coordinate in questa regione. Questa regione è un rettangolo di 256 metri di lato. Oltre non si va, quindi è impossibile perdersi, ok? Se arriverete a un certo punto, potete anche fare la prova più tardi, in cui più in là non si riesce ad andare. Questo è un bene. Ed è un'altra delle differenze con la realtà che ci sono utili, perché questo vi impedirà di perdervi e se volete tornare dove sono io, non dovete far altro che ritrovare le coordinate che sono per me sono 73 e 88, quindi siamo più o meno al centro della regione di Undersea. Allora, a questo punto siete liberi di iniziare a scandagliare il fondale. Io sto qui, sto zitto, aspetto magari che qualcuno di voi venga a chiedermi delle cose, se ha dubbi o difficoltà, e comunque vedrete che ho un sistema per parlarvi anche se siete lontani, cioè, o meglio, per chattare, anche se non siete immediatamente vicini a me. In qualsiasi punto della regione vi troverete. Leggerete questi messaggi che vi sto scrivendo. Allora, sono le 10:01, avete mezz'ora di tempo per iniziare e magari anche completare, chi lo sa, la parte della missione che riguarda le fotografie. E quindi buona ricerca e buon lavoro. Io adesso mi zittisco e sto qua.